Benvenuti a questa nuova puntata di... Come si chiama questo programma? Cucinam. Benvenuti a questa nuova puntata di Cucinam. Allora, rap fatti sbicci, no? Come potete... Aspetta, si presenti un attimo. Ah, io sono Benedetta. Io sono Rusetta, sono Benedetta Paroli. Benedetta. Che sei Benedetta? Piacere, Paroli. Buonasera. Il Benedetta Paroli ci insiste da 7. Va bene. E cosa ci... di cosa ci parlate oggi in questo episodio? Allora, oggi... E che devo ti parlare? Cioè, siamo in un programma di cucina e parliamo di dei bambini affamati per questo mondo. C'è zicco, però. Parliamo dei dinosauri che si sono estinti. Ah, bene. Allora, come è iniziato tutto ciò? Ah, no, parliamo. Allora, si deve prendere la scozza, oggi cucineremo un piatto. No, aspetta, aspetta. Allora, oggi facciamo una cosa che a Napoli si fa sempre. Innanzitutto, sto cosa. Sudiamo queste cose, quindi a Napoli ci si spegne sempre queste cose. No, ma sudiamo tu. Allora, innanzitutto, a Napoli, quando belle buone viene gente a casa tua, ci arrangiamo. Sì. Ma vediamo come ci potremmo arrangiare, vediamo un po' che sto stando sul frigorifero. Allora, le scorte di puttuale. Allora, le scorte di puttuale della puntata precedente. Sì. Che vanno bene anche con la pancetta. Ci sta la pancetta che si fatto. Qui già parillo. Qui già parillo. E buttiamo tutto con scaldino. Qui vediamo gli ingredienti. Un po' di basilica e di prosciutto. Ma questo greca. Ah, questo è rucola, un po' di rucola. Poi è fresco. Vabbè, ma schifo, fai. La cipolla ce la mettiamo dopo. Perché? Marmellate senza zucchero. Sì. Pulla. E tutto ciò mischiato insieme, poi come lo chiamiamo? Cacciputà. E ci questo. Ma questo cosa va a truffi con lui? Ma a truffi Scusate, no, ma oggi non ci serviranno, quindi cucineremo senza ovo. Sì, però scusate, con tutto ciò poi cosa arriviamo, cosa cuciniamo di buono? Un pane. Ci serve un pane e poi ci serve due scotti puttuali. Due scotti di puttuali. Con gli spaghetti. non ridere. Dobbiamo cucinare. Sì. Prima cosa mettiamo le nostre scozze di puttuale nel piatto. Scusi signora, le è caduto una a terra. Sì, non va niente, c'è qua. Un po' di rattamento di formaggio. No, ma metti. Ah, non ci vuole formaggio in realtà, ya! Allora, ci mettiamo il formaggio, ce la metti due tappari. L'aceto. Tu dai sul formaggio. Vediamo noi un primo piano della cucina che state facendo. Un po' di aceto, un po' di canna. Basta assai. Ah, la gemisa, spieghi le cose che di lui, dimmi ta. No, metti in è buono. Sì, è buono, così viene meglio perché è fatto più sofisticato. Che tanto poco che lo panno si spogli, ah, giusto. Dei pezzettini di pane proprio pezzettini. Di 3 giorni fa. Che si manda in una bella tua. E questo, capivo? A contatto con l'acido si spugna. Capisco. E diventa muoio. E tu decidi che è fresco. No. Capisco. Questo si usa, è una tecnica che usavano gli antichi. Ci mettiamo un po' di uovo in salato che abbiamo cucito questa ciccia. E un cameramento si stava scannando. Riprendi questa ciccia. Ecco fatto. Allora, la spugna la usiamo dopo. Ho usato questo qua per pulizzare tutto il camion di due piatti. Sì. Se vi fa schifo, lo avutate con questo. E lì si deve avutare, una avutata e una girata, guarda. Due chiapparie. Due chiapparie di tinto. Con sale, pochi sale. Una avutata e una girata. Ecco fatto. Allora, poi ci sta un panno in settimana. Panno bello. Allora, mettiamoci due cose di questo. Sì, ci vanno buono. Sì. Che cos'è? Pancetta. Questa è la pancetta della settimana passata. Capisci. Autammo tutto cose. Mettiamo sì. Allora il sapore della pancetta. Si sente? Ma dura bella, forte. Poi ci mettiamo. Scusate, ma. Ci mettiamo un poco di pesto. Pesto alla genovese. Scusate, ma non dobbiamo cucinare a fornello acceso. Ma tanto sì. Questo pesto alla genovese, veramente la settimana passata che si va in tà.
Ma dei nuvoccate. Noi ce la buttiamo perché noi riciclaggiamo per i bambini dell'Africa. Sì, perché quelli sì, che stanno guardando facciamo un canale proprio per loro. Per loro. Sì. Fate bene, è un pensiero molto carino questo. Questo sarà, non va. Allora, okay. Mettiamo... Ma non mi chiedi, benedetto, c'è un poco di... Ma tu la devaga ce l'ho tutto lì. Va bene, sì, allora aspetta, mettiamo, un poco di, mettiamo un poco di purtroppo. No, andiamo a fare un lacet, non con questo. Scusate! Lacet, ma confido. Ok. Signor Chef, una domanda, si può accendere una luce qui magari a fare più luce? Questo è acceso. E poi, allora, una volta fatto questo, lo mettiamo nel microonde per 15 minuti. Per 15 minuti, guarda però il microonde, ma io non tengo un microonde. Ah, io muoio a macchetta. Scusate, quello, scusate. Ah, chi se non è il microonde? Vabbè, può andare bene comunque, no? Ok. Guarda la guarnizione, come quando la guardate? No, ma... Un primo piano al piatto ci vuole. Guardate qua. Specialmente mi dispiace per quelli che ci stanno guardando a casa che non possono assaporare l'odore. Sì, questo. Guarda, ci gioco a me la mente. Sai, metti in ballo, cioè, già facendo il microfono. Questo è sta zitto, Benedetto. Vai in ballo. Allora, una rattata di formaggio. Vai in ballo. No, no, aspira, una rattata di formaggio. Vai in ballo. E adesso vieni qua, tu sei... Adesso cacciamo... Il nostro piatto da microtonto. Da microtonto. Perché così chiamato? Perché allora, il nostro piatto è in do microtonto. Si chiama Purtual in do microtonto. Adesso piatto. Per finire una bella rattatuglia di formaggi. Ma non ci dobbiamo dimenticare la cosa più importante, perché questo piatto è un piatto, diciamo, multifunzionale. Quindi piatto e lui dopo che l'avete fatto ci dovete fare una passata di caffè, sì, così, sì. La passata poi ci guarda, sbio caffè, sbio caffè! Un attimo. No, un pizzico di zucchero. Guarda, un zucchero proprio, guarda, che ci avevo pensato prima. E nel frattempo, sempre dopo, a crudo, perché cioè, dopo che cosa, ammuscammo tutto cose. Guardate, non vi potete nemmeno immaginare un fiete che sta accadendo. E visto che ho fete? Visto che ho fete, ci mettiamo un coso. E abbiamo fatto bene a prenderlo. Cotto e straffato. Scusate, questo sì. Il programma non si chiamava Cucinam. No, guardate, tutto in mano zoomato. Cotto e straffato. Ok. Almeno adesso sappiamo perché. Arrivederci al prossimo piatto. Grazie. Il prossimo piatto, guarda la specialità di questa benedetta. Guarda, non vuoi rica, è meglio la signorana a Basciu Palazzo. Guarda, che la porta a numero di cucina buono, ma che questa sta. Va bene, abbiamo capito lo stesso. Grazie, alla prossima puntata. Abbiamo assistito al chef. Ehi, chef nude. Vabbè, no. Ma ciao.